letto il dispositivo, quali potrebbero essere le motivazioni? Beh, ovviamente è una lettura solo del dispositivo, quindi è più semplice forse fare il confronto con la sentenza di primo grado che è già disponibile per poter arrivare alla conclusione che sicuramente la difesa del Teramocalcio è riuscita in qualche maniera ad attenuare di molto la posizione del Presidente in termini di responsabilità, che comunque ad oggi è stata in qualche modo riconfermata. Ora, chiaramente è difficile immaginare se si tratta di una responsabilità piena, nel senso di una partecipazione piena, o piuttosto, come forse si potrebbe intuire e immaginare, con tutte le virgolette e i sei ma del caso, un comportamento, come dire, un coinvolgimento più soft, in qualche modo una partecipazione più inerte che commissiva, probabilmente. Però ad oggi comunque la Corte di Appello in qualche maniera ha ribadito che c'è una partecipazione del Presidente e quindi una responsabilità diretta. Probabilmente in funzione di questo si può anche spiegare perché, per esempio, la difesa dell'Ascoli aveva in qualche modo già anticipato una situazione del genere, sostenendo che anche se fosse stata solo una responsabilità oggettiva, il cumulo delle penalizzazioni, data la gravità, la rilevanza del fatto, la decisività della partita, la componente calcio scommesse che emerge poi comunque nella sentenza, perché purtroppo anche quello è un dettaglio che non è sfuggito al giudice di primo grado, la difesa dell'Ascoli aveva sostenuto che comunque una penalizzazione, un cumulo di penalizzazioni del genere sarebbe stato incompatibile con una presenza in Serie B, perché in ogni caso sarebbe stato un campionato probabilmente falsato. Ammettere una squadra ad un campionato con una penalizzazione molto pesante in qualche maniera significa fare un dispetto a tutti gli altri iscritti al campionato. Quindi forse in questo senso va letta il fatto che qualcuno abbia messo le mani avanti prima, sostenendo che anche se non ci esistesse responsabilità diretta, comunque il peso di quell'oggettiva farebbe sì o avrebbe fatto sì che si dovesse scegliere una strada diversa.